altro duello. In quinta posizione Daniele Primavera, è stato raggiunto da Giuseppe Rainieri, che negli ultimi passaggi è stato decisamente più veloce della Monster Racing. I due hanno un rapporto di amore e odio, si punzecchiano spesso, quindi vediamo questo duello che si pronuncia molto interessante quando mancano ormai solo tre passaggi al termine. Ma Primavera mi sembra molto in difficoltà, guardate Rainieri. Esatto, Primavera ha un passo notevolmente più elevato, gira molto più basso, e quindi nei punti adatti sicuramente ha ottime possibilità di passarla, quindi gli converrebbe essere molto prudente. Siamo sulla vettura di Rainieri, guardiamo come prende la scia di Primavera che va, e di esperienza chiude all'interno, c'è un doppiato in mezzo, Rainieri ritarda la staccata, che spettacolo. Alessio, la con Primavera che salta eccessivamente sul cordolo, perde trazione al posteriore, Rainieri all'interno, Primavera si butta dentro comunque con Rainieri che riesce a sopravanzarlo. Grande fase di duello questa, vediamo Primavera se cerca la risposta alla Castro, va a chiudere all'interno ora Giuseppe Rainieri, Primavera tenta comunque di affiancarlo all'esterno per incrociare la traiettoria, non ci riesce, e bravo Rainieri a chiudere gli spazi e resta davanti. Rivediamo il replay, sembrava di vedere Häkkinen e Schumacher nel 2000, Alessio, guardate qui con la runner di Kerchi nel mezzo. Sì, sì, è una situazione molto simile, altrettanto dolorosa. Hanno comunque, sono riusciti comunque a mantenere la traiettoria non sovrapporla, quindi senza andare a contatto. Rainieri, comunque, vedevamo che era nettamente più veloce, gli è bastato la curva. L'errore, c'è stato un evidente errore, guardatelo, guardate come salta sul cordolo Primavera, questo cordolo è altissimo, bisogna assolutamente evitarlo, Primavera per difendersi non l'ha fatto, esatto, e Rainieri lo ha affiancato riuscendo nel sorpasso. Ultimo bellissimo duello direi della gara, duello finale con Daniele Primavera. Tra l'altro voi due avete un rapporto un po' particolare, ecco, com'è stata quella fase finale, Giuseppe? È stata una goduria, perché sì, immaginavo. No, sono stato tre giri, sono stato tipo due o tre giri là dietro a farlo un attimo arrivare lungo, ho cercato un attimo di farlo sbagliare, poi dopo ho detto vabbè dai, aspettiamo un attimo che si presenta l'occasione ideale. Quando ho visto quella macchina là in mezzo che procedeva lentamente, subito mi è venuto in mente Spa 2000 con esatto, anche noi lo abbiamo detto in diretta, una fase emozionantissima quella. Sì, no, è stato troppo bello, troppo. Poi gliel'ho detto a Daniele su MSN, ho detto guarda, ho fatto un bel sorpasso, ma no, guarda, io stavo con le dure, ho detto sì, pure io prima avevo le dure, però comunque non ho perso secondi. Sì, perché tu avevi le soft, vabbè. Comunque gliel'ho fatto in gara, questo è l'importante, dai. E infatti lui ora si sta giustamente arrabbiando sulla chat. Daniele, se vuoi rispondere puoi ovviamente venire qui in cabina di commento, così rispondi a Giuseppe. Fatto sta che comunque è stata una bella fase di duello tra voi due, sì. Alla fine gli ultimi due giri ci ha tenuto in sospeso. Daniele Primavera un secondo che ci ha raggiunto per rispondere a Rainieri. Ciao Daniele. Ciao Tommaso, ciao a tutti. Allora Daniele, la tua invettiva ora contro Rainieri, vai, raccontaci quello che la tua versione dei fatti. Come sorpasso? No, vabbè, io gli devo fare i complimenti che comunque ha fatto una bella rimonta. All'inizio ha fatto quel casino, non so, che c'ho avuto un problema. Seconda e terza curva stava davanti a me quando è schizzato fuori dalla pista. Sì. Poi vabbè, ha fatto la rimonta, complimenti a lui, però comunque il sorpasso io stavo con le dure, lui con le soft. E nonostante questo sono riuscito a tenermelo dietro quei due o tre giri. Anche se lui dice che comunque l'ha fatto apposta, che si voleva studiare bene la situazione e tutte le cose.